Dopo veramente un sacco di tempo, shopping per la casa. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su questo canale e in questo video. Io sono Cristina e oggi parliamo di un'altra delle mie grandi passioni, che è quella della casa, e lo facciamo oggi parlando di acquisti, comunque di haul per la casa, con un haul enorme di Shein. Allora, io ho notato una cosa che non so se alcuni di voi hanno notato negli ultimi mesi: con l'avvento di queste, diciamo, app, siti un po' concorrenti, secondo me, c'è stato in Shein un aumento della qualità del servizio. I materiali sono comunque sempre gli stessi e sono più o meno gli stessi per tutti i siti, devo dire la verità. Io mi trovo bene comunque. Ma la velocità di spedizione è stellare, perché mi è arrivato in meno di una settimana, cosa che solitamente per Shein ci volevano all'incirca 10 giorni. Mi direi di cominciare subito perché il video verrà lunghissimo, visto che la quantità di merce è veramente tanta. Io pesco a caso, come al solito. Abbiamo i soliti sacchetti di Shein. Ora, questi sono ridotti un po', così provati dalla vita, dal viaggio. Questo mi fa molto soffrire, ma li sistemerò. Tra l'altro, io credo che siano anche più di uno, perché ne avevo preso più di uno, ma non lo so, sono messi così per il viaggio. Adesso io li metterò in concia, se non direttamente li stiro, perché li stiro al contrario, ma li stiro. È una tovaglietta di queste. Sono queste tovagliette, vi stavo dicendo, sotto piatto, che si utilizzano comunque così quando si vuole fare una mise en place un po' più particolare. Poi, pescando sempre veramente molto a caso, questo è un aggeggio che ho preso di legno, fatto così, e ora cercavo di non fare ulteriore danno. Sembrano le ciotole per il criceto, perché come vedete sembrano delle ciotole, cioè sembra quasi una, se fosse fatta a due sembrerebbe quella del cagnolino in miniatura. In realtà sono portasalse, porta, che ne so, olive, noccioline, cose da portare in tavola. Io l'ho trovato veramente delizioso e comunque sempre adattissimo a una mise en place in questo stile. Poi, altro pacchetto molto a caso. Questa è una cosa che secondo me è veramente trash. Vediamo se riesco ad aprirla senza fare del danno. No. Mi sono munita di taglierino perché se no mi faccio del male fisico. Allora, questo è questo affare che io trovo veramente geniale. Voi direte: ma Cristina, ma cioè, ci sono mille mini pimer, mini cazzini, mini bagagli. Sì, lo so, però se uno non vuole sporcare molto niente, cioè, questo è geniale. Io insisto, perché praticamente non è altro che una semplice lama, cioè una semplice scatolina con una lama dove dentro si infila, che ne so, tipo l'aglio, la cipolla, e poi si fa così. La cosa, diciamo, che avete inserito si trita, voi la andate a versare togliendo la lama, ovviamente, dove dovete, e da lavare avete soltanto la ciotolina. Non lo so, per me è una genialata. Praticità, vieni a me. Questi sono dei fogli tipo carta forno, adesso ve li faccio vedere perché io li ho già usati in passato, quindi non è niente di sconvolgente, però i prezzi di Shein sono sempre geniali. Ecco, e sono proprio, cioè praticamente questi fogli di carta forno, adesso mi sa che ne ho presi due, ma vabbè, sono, non mi ricordo quanti. Sono veramente parecchie, non mi ricordo. Comunque servono per la friggitrice d'aria. Quando dovete cuocere qualcosa, almeno non inzivate tutta la friggitrice d'aria. Anche qui per me sono cose geniali che comunque paiono e appaiono come cose normali, ma magari io nei negozi non le ho mai viste, o se le ho viste, le ho viste forse una volta sola, dei prezzi esorbitanti. Questo mi pare che costi 2 euro e qualcosa, non ricordo quanti sono, ma sono veramente tanti. Io qua non è che ci veda moltissimo, ma comunque c'è scritto in cinese. Qui non so cosa ci sia, sarà qualcosa di rotto di sicuro. Ah, no, ecco, un bicchiere che io adoro, cioè è veramente carino.
Questo io l'ho preso con l'intento di berci i miei cappuccini e comunque i miei caffè freddi d'estate, cose comunque che piacciono a me. Poi qui non saprei, perché ho preso diverse cose di vetro e ho paura che si siano rotte. In realtà no, anche perché questo non è di vetro. Altra ciotola, bicchiere, però questo è di plastica. E, ovviamente è lavabile, il bicchiere è fatto così, con la sua cannuccia, comunque si svita e poi bevete le vostre bibitucce da qui dentro, lo trovo adorabile. Poi, velocissimamente, questa è una coroncina, cioè non una coroncina, una ghirlandina, mi la lasciamo perdere, fatta così, cioè niente di trascendentale, però la volevo mettere intorno al mio la mia specchiera, ma la mia specchiera si è rotta, nel senso non si è rotta, si sono rotte le luci. Devo ricomprarle su Amazon e appena le compro ci metterò anche questo intorno, anche se potete benissimo fare anche la Venere del Botticelli. Poi veniamo ad altro, ho preso questo che anche, cioè voglio dire, non sarà una cosa introvabile, però a questi prezzi, raga, credetemi, cioè io dopo sotto vi metto tutti i link di riferimento, ovviamente come sempre, ma questo è un portagioie, qui mettete gli anelli, qui mettete, non so, i bracciali, qua mettete gli orecchini e qui, perché comunque non finisce qui, se io riuscissi ad aprirlo, ma sono un po' rimbambita io, c'è il coso apposta qua, e qua mettete le collane. Cioè, la trovo una cosa geniale, perché io li ho tutti dentro una ciotolina o un sacchettino, dipende da una specie di beauty, cioè una tragedia, quando devo cercare qualcosa. Poi andiamo avanti piuttosto a caso, cioè questo tappo vedete che ha questa apertura, e qui sotto ne trovate un'altra, cioè nel senso c'è un altro, in teoria questo è per gli spaghetti, e voi tenendolo chiuso così, girando solo la parte, ah ecco, ci sono riuscita, girando solo la parte di sopra, dovreste riuscire a cambiare il dosatore, ecco, ce la posso fare, così si chiude, però il problema è che girandolo si apre la parte di sotto, quindi insomma è un po' più, ecco, ci sono riuscita, era semplicemente un po' incastrato, vedete, così c'è la dose tipo per uno, per due, e poi insomma potete anche tenerlo chiuso in questo modo. Carino, simpatico, costa poco ed è di plastica, quindi anche pratico, perché se cade non si rompe. Io non mi ricordo quello che ho preso, quindi abbiate pazienza. Adesso lo apriamo insieme, perché non so che cosa sia sto coso, ma proprio non lo so. Cioè, io prendo cose e non so cosa siano, il pacco è questo. Ah, semplicemente un altro contenitore. Questo è... un contenitore sempre, cioè secondo me è fighissimo anche questo. Adesso lo vediamo insieme. Allora, contenitore fatto così, graduato, con parte gommosa, qui avete presente quelli che proprio si chiudono bene 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 ermeticamente, ecco, e qua c'è il dosatore, dove voi potete comunque, come vedete, dosare. Questo io voglio tenerci dentro i cereali, o altrimenti se mi trovo bene voglio prenderli per i legumi secchi, perché in questo modo posso avere un'indicazione intanto di quanti me ne sono rimasti, e qui c'è un dosatore per dosare appunto quanti cucinarne, ecco, senza tirare fuori la bilancia. Questo mi sembra fantastico. Ho ancora mezzo mondo da farvi vedere, questo sarà rotto senz'altro, che sento dei rumori strani. No, ah, bene, è intatto. Un altro bicchiere, ne ho comprati diversi di bicchieri, un altro bicchiere che ho adorato, fatto così, è fatto tipo a lattina, però è un bicchiere come vedete, e vabbè, io queste cose le adoro, perché comunque a volte mi faccio, non so, un frullato, qualcosa il pomeriggio, e mi piace berlo in dei bicchieri strani, lo so. Qui dentro, un miracolo, questo è un miracolo, possiamo gridare al miracolo di San Gennaro. Questo è un bicchiere, cioè ditemi se non è delizioso, un bicchiere, e si beve così, insucchiato da questa cannuccia, cioè è veramente delizioso, ma tanto delizioso. Sto guardando
No, sono pelucchi quelli che ha dentro, perché era dentro, ha del polistirolo, e quindi è intatto ed è un miracolo della scienza. Cioè, qui secondo me si può bere un tè. Sembra tipo, sapete cosa sembra? Quello con cui si beve un po' il mate. Non so se qualcuno di voi, il tè, si chiama mate? Penso di sì, quello argentino, quelle cose lì. Però vabbè, io ci berrò la mia acqua frizzante durante le live. Oh, raga, qua non finiamo più. Questo è chiuso ermeticamente così perché è un'altra cosa per la casa che è molto, secondo me, interessante. Questo io lo voglio mettere o in macchina o in camper, oppure voglio lasciarlo qua nel mio ufficio. Vedrò, devo capirne il funzionamento per bene. È un mini aspirapolvere. Dovrebbe essere un mini aspirapolvere. Eccolo qua. Sì, è un mini aspirapolvere. Ma che cute! Guardate com'è carino. Cioè, è piccolino così. Adesso lo voglio aprire proprio perché mi è piaciuta la fissa. No, penso che me lo terrò qua in ufficio perché secondo me è comodissimo. Dettagli in oro, oro color rame. Devo dire che aspira, ma la cosa più cute, secondo me, che è veramente una cosa troppo, troppo carina da vedere, sono gli accessori. Allora, vabbè, si ricarica con USB, quindi qualsiasi presa con USB, anche il coso per i tessuti, il mini affarino, che questo secondo me è comodissimo per pulire il computer, e il mini cosino per spolverare, quindi super completo. Questo è veramente carino, è veramente pratico. Ve lo potete tenere, secondo me, in dei posti dove non avete posto per tenere altro, dove però ogni tanto c'è bisogno di spolverare. Io lo adoro, ovviamente. Poi questo, a dire la verità, forse non ho visto bene le misure, me lo aspettavo più grande, ma questo è praticamente il bagaglino per far lievitare il pane. Dovrebbe essere fatto apposta per la lievitazione del pane. Io però non ho capito come lievito il pane senza metterci niente sopra. Comunque deve essere quell'affarino apposta che poi quando lo giri la pagnottella ti esce direttamente. Molto carino, secondo me. Può anche essere, diciamo, ovviamente laverò questa parte. Può anche essere utilizzato, secondo me, per servirlo il pane. Quindi ecco, ha molteplici usi. Ragazzi, io ho ancora un sacco di cose, ragazzi, cioè non so che cosa ho comprato. Ah, questo sì, questo è un altro contenitore alto. Secondo me mi sono, cioè, sono tipo impazzita con le misure. Sempre per spaghetti barra pasta, però cioè, ci si può poi mettere quello che uno vuole, cioè nel senso dentro. Gli spaghetti sono la mia pasta preferita, se hai capito. Ok, questo è così, però fatto in legno. Lenzuolo dovrebbe essere parte di sotto con angoli e cioè, no, scusate, dovrebbe essere sì, lenzuolo e federe. Adesso lo guardiamo perché tanto poi lo devo sbattere a lavare. Allora, qui ci sono le federe, così insomma possiamo vedere la fantasia. È questa la fantasia. Normali cuscini, comunque. La fantasia è quella, ovviamente. Poi, questo è il lenzuolo, sì, la parte di sopra. Quindi parte di sopra o di sotto? No, di sotto con angoli, ecco, mi ricordavo io, parte sotto con angoli e comunque cuscini. Io comunque utilizzo maggiormente, ve l'avevo anche già detto, per come così, cose per il letto, insomma, per biancheria da letto, biancheria bianca. Quindi insomma, sopra metterò un lenzuolo bianco e sarà tutto perfetto. Poi abbiamo quasi finito, ragazzi, perché io qua veramente, cioè, ho preso il mondo stavolta. Questo è, tanto che tiro fuori così dopo cerchiamo di capirci. Questo è il, ah sì, adesso mi sono ricordata. L'ho preso da provare. Ecco qua, sì, ce l'ho fatta. Ecco qui, questo qui dovrebbe essere tipo, adesso cerco di aprirlo, quello per appendere le borse.
perché io le ho nell'armadio, ma le ho un po' sacrificate. Onestamente non è molto grande, come vedete, cioè è fatto bene, ma non è grandissimo, quindi non so se ci staranno effettivamente le borse dentro, ma lo scopriremo solo vivendo. Questo è un altro contenitore, sì, perché io, raga, non so a casa vostra, ma io di contenitori non ne ho mai abbastanza. Ci sono dei momenti e dei periodi in cui congelo cose, oppure conservo cose, eccetera, eccetera, e non ne ho mai abbastanza, e questo è un contenitore fatto così, di questa misura. È di quelli che hanno le aperture, sono quelli con cui mi trovo meglio. È veramente un pezzo di formaggio, un po' di pasta rimasta, qualsiasi cosa qui dentro si conserva bene. Io li ho già provati e questi sono buoni. Direi che abbiamo finito questo haul Shein, è finito. Sotto trovate tutti quanti i link. Avevo preso anche un'altra tazza, a onore del vero lo devo dire, praticamente era una tazza da caffè un po' più grande, che quando ci mettete il liquido dentro viene la forma del cuore, purtroppo è arrivata rotta, quindi vabbè. Ora per quello vedremo come muoverci, però non ve la faccio vedere perché è in mille pezzi, ma sotto trovate comunque il link. C'è uno sconto che non vi ho detto, comunque è sempre valido il mio sconto Tenerelli su Shein, col 15% di sconto su una spesa minima di 29 euro, quindi se volete usarlo, insomma, c'è questa possibilità. Io intanto vi ringrazio, vi saluto, vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video, ciao.